Ciao ragazzi, questo è un video di rettifica del video che avevamo fatto mortadella, come fare la colazione a scuola con la pizza con la mortadella. Allora, intanto vediamo le glicemie di Alessandro. Queste sono le ultime 6 ore. Funziona? Le ultime 6 non me lo fa fare. Chissà perché. Vabbè, comunque le ultime 3 ore sono queste. Le due linee che vedete sono 70-120, che sono le linee che utilizzo come punto di riferimento per intervenire se va verso il basso o intervenire se va verso l'alto. Nelle ultime 12 ore sono queste qua, e quindi vediamo, tutta la notte è stato con i valori buoni. E poi abbiamo, ecco, quello che è stamattina la colazione. Di solito noi arriviamo alle 10:40, che è l'ora di ricreazione, arriviamo diciamo tra i 70 e gli 85, arriviamo sempre con i valori abbastanza buoni, quindi abbiamo imparato abbastanza bene a gestire la prima colazione fino a scuola. Ad esempio, stamattina a colazione Alessandra ha voluto popcorn e quindi abbiamo pesato le nostre popcorn, che erano all'incirca 15 grammi di popcorn, insomma c'erano di 10 grammi di carboidrati, e poi gli ho dato un biscottino gocciola, e anche in quel caso abbiamo calcolato i carboidrati. E abbiamo dato, infatti, dalle 8 in poi, vedi, si vede dalle 8 in poi è stato con i valori buoni, diciamo intorno a 80-95 all'incirca. È stato. Siamo arrivati alle 10:40 e alle 10:40 abbiamo dato la colazione a scuola, 10:45. E avevo fatto un video dove facevo vedere che noi stiamo sperimentando la pizza con la mortadella. E andava sempre abbastanza bene, però è migliorato, perché come vedete adesso è passato più di un'ora, quindi oramai diciamo la maggior parte dell'insulina ha fatto il suo effetto, e quindi immagino che fino all'uscita di scuola i valori rimarranno, diciamo, da 96 potremmo arrivare magari a 90, insomma, da qui all'uscita di scuola, però rimarranno abbastanza stabili, anche perché la basale, una volta finito il valore dell'insulina, la basale è giusta, e quindi Alessandro rimane dritto. E come abbiamo fatto sta pizza con la mortadella? Allora, era un 70 grammi di pizza, la pizza bianca del forno. Nel video che avete visto in precedenza, cui se non l'avete visto andate a vedere, insomma, e dove noi stavamo facendo questi esperimenti, la regola che ci eravamo fatti era un 50-50-50, cioè calcolavamo un 50% subito e la pizza la calcolavamo il 50%, anche se la pizza noi sappiamo che in realtà è 47%, c'è da calcolare che la mortadella contiene una piccola percentuale di carboidrati, e quindi già da 47 andava leggermente a aumentare. E quindi calcolavamo il 50%, davamo 50% subito e 50% in un'ora. Ora però abbiamo voluto proprio aggiustare il tiro e abbiamo fatto 50-50-50, però non in un'ora, ma in mezz'ora. Ecco, quindi il cambiamento è stato questo qua. E siccome ci è venuto bene, ho detto vabbè, condividiamo, che abbiamo trovato un modo migliore, perché se no normalmente toccavamo l'insulina, praticamente arrivava un po' più lentamente, e toccavamo i 120 di solito, all'incirca 115, 120, 130. Allora ho detto, perché invece di farla arrivare in un'ora e farla scendere dopo più lentamente, non proviamo a darla praticamente una botta più subito? Allora, la regola è esattamente questa volta abbiamo fatto 55% subito, quindi abbiamo anche aumentato la percentuale, 55% subito, il resto in mezz'ora e non più in un'ora, e i carboidrati li abbiamo calcolati in modo un po' più preciso. Abbiamo calcolato, veniva 70 e noi abbiamo tolto 70 diviso 2, 35. A 35 abbiamo tolto un carboidrato, che praticamente equivale come a togliere l'1,5% in sostanza, perché 1 su 70 è all'incirca 1,5%, e quindi ci siamo avvicinati a quello che è proprio il valore esatto dei carboidrati, visto che la pizza è 47, poi dopo c'è un tot che sarà un grammo e mezzo che proviene, 47%, un grammo e mezzo che proviene dalla mortadella. Allora, quindi il totale noi abbiamo fatto 50% meno un grammo, quindi non 35 grammi su 70, ma l'abbiamo calcolato di 34, e il risultato a noi ci risulta molto soddisfacente. Adesso Alessandro, abbiamo perso una lettura, o Alessandro ha perso una lettura, magari è uscito dal bagno, visto che non è, che se no doveva leggere. Era bello vedere l'aggiornamento in diretta.
E vabbè, non fa niente perché vedete il grafico è in questo modo, è molto presumibile che da qui all'uscita di scuola rimarrà tra i valori tra 90 e 80 all'incirca, anche perché avendo dato tutta l'insulina in mezz'ora e l'effetto dell'insulina finisce prima. Adesso ormai è passato un'ora e 5 minuti da quando è stata data l'insulina e quindi la maggior parte del suo effetto, almeno più del 50% del suo effetto, l'ha fatto. Va bene ragazzi, se vi piacciono questi video, come inquadratura è un po' noioso, vediamo le ultime 24 ore, ecco queste sono le ultime 24 ore, si vede anche il rialzo serale. Se volete andare a vedere, c'è un video che faccio vedere come ho gestito la sera per poter fare questa serata, diciamo, coi valori all'interno dei miei punti di riferimento, 70-120 la notte, che la notte è difficile nei bambini perché ci sono gli ormoni che intervengono, e quindi potete magari andare a vedere il video che si intitola tipo notte, glicemie notte. Possono essere video noiosi perché l'inquadratura è noiosa in questo modo, però se in qualche modo vi è piaciuto, fatemelo sapere mettendo un commento o un pollice in su, e io vi faccio vedere come faccio io e voi magari mi date dei consigli eventualmente. Faccio vedere anche il Diasend, il nostro Diasend, e ci vediamo le statistiche, aggiorniamo. Ecco, le statistiche sono 83% con i valori corretti, quindi al di sopra dei 70 e al di sotto di 180 mi sembra li mette di Ascend. La deviazione standard è 37 e la media in questo momento è 103, e quindi noi lavoriamo sempre per cercare di migliorare tutto. Ad esempio con questo cambiamento che abbiamo fatto a colazione, che abbiamo capito meglio come gestire la pizza con la mortadella, noi continuando a dare pizza con la mortadella sicuramente riusciremo ad abbassare leggermente la media e ad abbassare anche la variazione standard ed aumentare, vabbè no, in ogni caso noi a scuola ci stavamo sempre nei riferimenti, a noi magari ci capita di più o se si rompe l'omipod che c'è da sostituirlo, o soprattutto la sera quando ci sono i rialzi dell'ormone della sera, che so veramente difficile rimanere all'interno del range 70-120, lì è proprio difficile rimanere all'interno. Va bene, ok, fatemi sapere con qualche commento, qualche dritta per migliorare sempre, che noi ci interessa. Ciao amici.